Non c'è da annoiarsi tra Lanciano e Salernitana, 2-2 sarà il risultato finale con la squadra di Torrente addirittura in doppio vantaggio dopo nemmeno un quarto d'ora dal fischio d'inizio, mentre gli uomini di Roberto D'Aversa saranno chiamati a sfoderare una prova condita di tanta buona volontà e di grinta che al 90esimo si tradurrà in un punto che probabilmente starà anche stretto ai padroni di casa. Il tecnico frentano rispolvera Turchi dopo un lunghissimo infortunio dal primo minuto e sceglie De Silvestro per sostituire lo squalificato Carlo Mammarella. A metà campo Vasto, La Paghera e Di Cecco, in avanti c'è Piccolo dal primo minuto. La squadra di Torrente è quella annunciata, fischia Manganiello di Pinerolo. Avvio scioccante infatti per i rossoneri che in 13 minuti incassano due reti da coda, la prima innescata da Sciaudone, conclusa con un tiro da fuori area che beffa Aridità sul proprio palo, ancora Salernitana con Gabbionetta ma Aridità blocca a terra, minuto 13, rinvio del portiere della Salernitana, svirgolata di Rigione nel tentativo di spazzare, ma la palla arriva a De Silvestro che effettua un appoggio sciagurato di testa all'indietro, sulla cui palla si butta come un falco Coda che elude l'intervento di Amenta, si proietta in porta e raddoppia. Si vede il Lanciano con Piccolo che serve Turchi che viene anticipato. Esce Turchi al minuto 25, al suo posto Eric Lanini e il Lanciano accorcia subito un minuto dopo al 26esimo con Piccolo che deve solo appoggiare in rete una respinta di Stracosca su Ferrari, il vero e proprio ispiratore del gol dell'1-2. Ad avvio di ripresa i frentani pareggiano. Fallo di mano di Moro in area e relativo calcio di rigore. Dagli 11 metri Piccolo fa il 2-2 spiazzando Stracosca. Ci prova la Salernitana in un paio di circostanze, ma la palla più nitida per segnare ce l'ha Nicola Ferrari che in rovesciata alza troppo la mira al minuto 29. Ancora Lanciano, prima con Lanini, poi con Marilungo, ma non va. Dunque prova certamente positiva per i frentani, quella in notturna davanti al proprio pubblico, e ora per i rossoneri all'orizzonte ci sono Cesena e Perugia, entrambe da affrontare lontano dal Guido Biondi.